collatare spuoi, fare quello che non vuoi fare mai, continui a faticare, puoi venirci a pagare senza risparmiare, perché ci devi tanto. È Natale con la Tares, tu puoi darci di più. È Natale con la Tares, puoi sporcare di più. È Natale con la Tares, te da dare di più a noi. Con la Tares puoi, con la Tares puoi fare ciò che non vuoi fare mai, in noi confidare, che puoi liquidare, farci dilapidare ogni tuo bene. È Natale con la Tari, ti rubiamo di più. È Natale con la crisi, ti freghiamo di più. Di più hanno con la Tares puoi, buonasera a tutti, barista ambulante nonché candidato a sindaco alle passate elezioni del nostro comune. Ringrazio sempre i 341 spiriti liberi che mi hanno votato e che ci hanno votato, a tutti i ragazzi li ringrazio affettuosamente. Io sono qua sempre a rappresentare quei 341 spiriti liberi e a non essere assoggettato a questo tipo di politica che non vada all'interesse collettivo, all'interesse della società, a dare dei servizi efficienti. Questa sera noi parleremo di un argomento molto interessante, del regalo che vi è stato recapitato a tutti voi cittadini eufemiesi dall'amministrazione Creazzo, un bel pacco dono sotto i vostri alberi di Natale è arrivato e diciamo la sorpresa è stata che tutti voi avevate pensato che questo Natale fosse un Natale da fare regali ai figli o di comprare qualcosa per la casa, invece avete dovuto tirare la cinghia e pagare questa batosta, la chiamo così, batosta che è arrivata nelle vostre abitazioni della Tares. È evidente che questa Tares ha ferito a morte le famiglie in paese e le ha ammazzati definitivamente, anche le imprese. Perché questo, dovete pensare, è un momento abbastanza cruciale per la sopravvivenza delle imprese e secondo me non si può pensare di infliggere questo duro colpo mortale al tessuto socio-economico che c'è nel nostro paese. Questo colpo mortale è stato inflitto dall'amministrazione Creazzo. Perché dico io è stato inflitto dall'amministrazione Creazzo? Perché nelle campagne elettorali passate, ricordate i comizi passati, queste persone in pubblica piazza che loro non aumentavano le tasse e che loro erano una squadra di professionisti, tutti di Sant'Ofemia, e avevano come bene comune l'interesse dei cittadini. Vi spiego come questi signori, questa compagine amministrativa leale per il paese, non hanno avuto a cuore il bene vostro, i vostri interessi, quello che la legge permetteva. Dovete pensare che una legge, la 102 del 31 agosto del 2013, che regolava questo decreto legislativo, questa Tares, nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2013, il comma 4 di questa legge, l'articolo 5, è stato modificato, in cui prevede questo articolo 5 che dà la facoltà ai comuni di scegliere
il sistema tariffario da applicare. Siccome noi avevamo già un sistema tariffario TARSU dove voi pagavate di meno, lo potete fare il raffronto dell'anno scorso con quest'anno, e questa legge era una legge che dava la facoltà al sindaco, agli assessori, al consiglio comunale di decidere quale tipo di tariffa applicare. Loro hanno applicato la TARES, questa nuova tariffa, ed ecco che è arrivata la batosta per tutti voi. Avete trovato bollette esose, molto esose, e naturalmente vi siete sconfortati nel vedere delle cifre da capogiro. Allora dico io, quando andate a votare, non dovete andare a votare delle persone perché sono i vostri cugini, i vostri parenti o altro, o i vostri amici o i vostri compari. Voi dovete andare a votare persone che realmente vi rappresentano. In questo caso hanno fatto la figura dei candelabri, sono stati là fermi. Voi col vostro voto li avete piantati come dei pali in agricoltura, e loro sono là belli piantati e fermi, non si muovono. Ma che ce ne fosse uno né di maggioranza e né di opposizione, perché l'opposizione può portare in sede di consiglio comunale dei punti all'ordine del giorno dove dicono: cari signori, c'è questa legge è varata il 29 ottobre 2013, dove il comma 4, quater, l'articolo 5 dice che è facoltà nostra di applicare la nuova tariffa o la vecchia. Siccome noi siamo i rappresentanti del popolo, cerchiamo in questo contesto economico, sociale, disastroso per le famiglie, c'è chi non ha lavoro, c'è chi cerca lavoro, per le fasce deboli, cerchiamo di tutelare le persone, i nostri cittadini. Questo non l'hanno fatto, perché pur avendo una legge che permetteva loro di non modificare il sistema tariffario, loro l'hanno modificato letteralmente. E sì, perché mentre altri comuni non l'hanno fatto. Ora mandiamo i servizi di alcuni comuni, che io vi faccio vedere come intervistati i sindaci, ne prendiamo, per non dilungarmi, uno o due a caso, come i sindaci dichiarano che sono rimasti al vecchio sistema tariffario per il bene del popolo. Vai col servizio. Ottobre a Tollo, seduta del Consiglio Comunale con 5 punti all'ordine del giorno. Uno di questi è stato rinviato per approfondire un po' la questione, ma probabilmente è quello più importante, perché Tollo, contrariamente a tanti comuni che hanno deciso di adottare la TARES, la famigerata tassa sui rifiuti, che purtroppo darà tanti dispiaceri a molte famiglie italiane, il sindaco Radica insieme alla sua amministrazione ha deciso di riproporre invece la vecchia tassa, appunto per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sì, infatti noi avevamo già nel mese di maggio e successivamente poi nel mese di giugno approvato il bilancio, uno dei primi comuni e uno dei primi e degli unici comuni ad approvarlo, e avevamo introdotto la TARES. Naturalmente dalle prime simulazioni sono venute fuori delle cifre assurde che pesavano in particolare su alcune categorie come le pizzerie, i ristoranti, i negozi che producono molto umido come i negozi di fiori. E allora abbiamo fatto già delle riduzioni, abbiamo fatto delle compensazioni. E di lunedì la notizia è che i comuni possono tornare alla TARSU, cioè la tassa dei rifiuti, si può riapplicare quella vecchia, che è una tassa molto più malleabile, dove i comuni hanno più libertà nel compensare la tassazione, quindi nel pesare meno su alcune categorie e più su altre. Cittadini, ritorniamo in studio dopo aver visto il sindaco di Tollo che spiega che anche questo piccolo paesino ha lasciato, come avete visto nelle immagini, e la tassa sui rifiuti invariata, perché c'era questa legge che lo permetteva e perché loro
per quello che hanno fatto, gli stava a cuore il bene della cittadinanza, la salvaguardia economica delle famiglie, e hanno lasciato le cose invariate. Cosa che non ha fatto il nostro sindaco Creazzo con la sua compagine amministrativa, perché in fretta e furia servivano sicuramente dei soldi alle casse comunali, si approvano i regolamenti TARES, che vi farò vedere come sono stati fatti questi regolamenti TARES. Se tutti voi ricordate, la vecchia tariffa TARSU, c'era una riduzione per quelle persone che vivevano da soli, cioè c'era il 30% di riduzione, c'era anche la riduzione a quelle fasce deboli economiche, socialmente, a quelle persone che non hanno lavoro, che stanno male, c'erano anche le riduzioni per quelle abitazioni stagionali, per quelle abitazioni chiuse dove ci sono i nostri migranti che vengono d'estate, o magari uno usa una casa solo 3 mesi l'anno, c'ha la sua riduzione. E c'erano le riduzioni anche pure che arrivavano fino al 60% se voi eravate a più di 600 metri dal cassonetto dei rifiuti, e altri tipi di riduzioni. Tutte queste riduzioni, con una semplice stratagemma politico-amministrativo, sono sparite. E sì, perché io vi farò vedere come loro, applicando il regolamento comunale, dichiarano tutte queste riduzioni. Alla fine della pagina che io vi sottolineerò, vedete scritto così microscopicamente una postilla, in cui questa postilla dice che è a facoltà del comune dare queste riduzioni o meno. La facoltà è sua. Cioè, ma che legge è questa? E poi dico una cosa, cari amministratori, se voi siete degli emeriti professionisti, degli emeriti precisini, degli emeriti dottore in questo, dottore in quello, dovete sapere che per annullare le riduzioni che aveva la gente nella vecchia tariffa, voi dovete fare la delibera. Non vi dovete solo votare il regolamento e scriverlo microscopicamente che ha facoltà del comune togliere queste riduzioni. Dovete farlo anche per iscritto nelle delibere, cosa che voi non avete fatto nelle delibere, dove io ho visionato, dove io, lo sapete, sono in possesso delle delibere perché sono pubbliche, e dove voi in passato, in queste delibere, non avete deliberato, e non lo so come è sfuggito alla minoranza anche questo, perché dovrebbe essere anche attenta alla minoranza, che una cosa non si può togliere a chi spettava se non prima è deliberato. Siccome nelle delibere di consiglio comunale questo non esiste, c'è scritto solo nel regolamento, questo per me è un atto illegittimo. E sì, cari, avete fatto una cosa illegittima. Se voi siete i rappresentanti del popolo, avete precluso un diritto acquisito nel sistema tariffario passato. Questo, anche tra le altre cose che vi siete scordati, dimenticati, avete naturalmente tralasciato. Cittadini, andiamo avanti nel mondo della TARES. Questo è il regolamento comunale del comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Regolamento comunale per l'applicazione sui servizi dati dal comune per i rifiuti. Andiamo a pagina 10, vediamo quello che è successo. Scendiamo giù fino a pagina 10, scorriamo tutto il regolamento e andiamo nelle riduzioni di cui parlavamo prima. Ecco che siamo arrivati a pagina 10, vedete in alto riduzioni ed esenzioni, con una postilla numero 6. Fra le riduzioni che il comune ha scritto su questo regolamento abbiamo la riduzione del 30% per abitazione con unico occupante, sottolineiamola,
Eccola qua. A lettera A. Con la lettera B abbiamo abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso, limitato e discontinuo, riduzione del 30%. C. Locali diversi dalle abitazioni, aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, riduzione del 30%. D. Abitazioni che non abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, riduzione del 30%. E. Fabbricati rurali a uso abitativo, riduzione del 30%. F. Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta differenziata, riduzione del 60%. E finiscono qua, come vedete, le riduzioni. Mancano le riduzioni per quelle fasce deboli, per chi non supera certi redditi, per chi non ha lavoro, per chi vive in condizioni disagiate e anche per alcuni invalidi. Qua non vedo altri tipi di riduzioni che questi signori hanno inserito. Queste sono le riduzioni. Ma il bello è che questo 6 qua sopra è una postilla e andiamo a trovarla sotto. Vediamo che il 6 sopra dice: le riduzioni di cui alla lettera A fino alla lettera E sono riduzioni facoltative e che il comune può anche non applicare. Ma mi domando, che legge è questa? A chi le deve applicare? A quelli che l'hanno votati? Io non riesco a capire. O a quelli belli o a quelli brutti? Le riduzioni o si applicano o non si applicano, non sono facoltative. Questa è un'altra beffa che hanno fatto nei confronti dei cittadini. Sopra hanno dato tutto questo in caratteri cubitali, sotto invece in maniera microscopica hanno tolto le riduzioni e hanno anche tolto la vecchia tariffa. Perciò voi vi trovate con una nuova tariffa a pagare un sacco di soldi, più le riduzioni negate. Ecco quello che è il regolamento Tares. Perciò dico solo una cosa, cari miei amministratori, se avete tolto le riduzioni non vanno messe solo in postilla nel regolamento, ma vanno anche deliberate, perché erano riduzioni acquisite precedentemente. Perciò nelle delibere voi non avete deliberato che avete tolto queste riduzioni. Andiamo avanti, vediamo che questa copia di delibera del Consiglio, la numero 17, parla di approvazione del piano finanziario per determinare i costi di gestione dei rifiuti urbani e della Tares nel nostro comune. Questa delibera è stata approvata il 3 del mese di settembre, in una riunione dove c'erano 6 presenti e 2 assenti, uno della minoranza e un altro della maggioranza. Andiamo avanti per vedere quanti soldini ci vogliono per determinare i costi dei rifiuti. Ecco qua, vediamo, ci imbattiamo in una bella tabella fatta dal nostro comune, dove dice: visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua complessivamente i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di 444.000 euro e 300. Così determinata. CLS questo codice, però vorremmo in futuro che il nostro comune adottasse molta più trasparenza anche nei conteggi e far capire a noi cittadini, dato che noi andiamo a leggere negli albi pretori, realmente cosa stiamo leggendo. Costi di spazzamento e lavaggio delle strade non ci sono. Qua zero, non ci sono nessun costo. E in effetti mi dicevano alcuni cittadini che in alcune piazze, tipo al Paese Vecchio, in un altro posto, nemmeno spazzano le strade. Le piazze sono sporche, li troviamo sporche. Andiamo avanti. Il CRT, costi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, 264.000 euro. CTS, costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, 150.000 euro. Totale costi operativi 442. CCD, è una sigla, una volta c'era un partito, o adesso significa costi comuni diversi, CCD, 2.300.
CK, costi d'uso capitale, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito, 0. Totale generale servono 444.300 nel piano finanziario. Questi sono i costi che dicono loro che noi abbiamo bisogno nell'arco di un anno per questi rifiuti. E questi costi qua li troviamo anche allegati a questa delibera nel piano finanziario allegato, piano finanziario 2013. Anche il piano finanziario 2013 ci parla, andiamo giù, vediamo se vediamo la bella tabellina, eccola qua. Ci parla anche qua che i costi ammontano a 444.300. Benissimo, avete fatto una bella tabella, però noi ancora non capiamo quali sono realmente i costi. 440.300 l'anno per gestire tutti i rifiuti. Noi vorremmo capire dove vanno a finire gli altri soldi, perché non è chiaro qua questo piano finanziario per noi. Andiamo a visionare una gara d'appalto fatta sempre dal comune per il costo mensile dei rifiuti e poi lo moltiplicheremo per 12. Vediamo se esce questa cifra qua o questa cifra qua. Andiamo a fare quest'altro viaggio nella bando di gara per i rifiuti. Andiamo avanti ancora in questo viaggio per capirci di più e ci imbattiamo in un bando di gara del 9 maggio 2013, 9 maggio 2013, area tecnica comune di Santofemi d'Aspromonte. Questo bando era un invito a manifestare interesse alle ditte per presentare offerte per l'affidamento, dice, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, materiali ingombranti, spazzamento, strade, pulizia mercato, trasporto in discarica, servizi affini complementari nel territorio di Santofemi d'Aspromonte. Allora, questo è un bando di gara. Vediamo che criteri e quanto costano i rifiuti. Criterio di aggiudicazione. L'appalto sarà aggiudicato con criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto in base di gara, 18.000 euro al mese, IVA al 10% esclusa. Questo è il costo che hanno messo per far sì che ogni mese il comune paga per poter togliere i rifiuti dalle strade, spazzamento e tutto il resto, come avete visto sopra, 18.000 euro al mese, esclusa l'IVA al 10%. Ora, siccome noi non siamo i ragionieri del comune e nemmeno siamo grossi personaggi del mondo finanziario, però facciamoci due conticini. Andiamo portiamo la calcolatrice qua, eccola qua, 18.000 euro, 1, 2, 3, 1 e 2. Facciamo 18.000 euro per 12 mensilità uguale ci esce 216.000 euro, vedete? Poi dobbiamo mettere l'IVA al 10% per più il 10% uguale ci esce un costo di 237.600 l'anno. Questo è il costo che dovrebbe costare al comune per un anno per spazzare via i rifiuti, 237.600. Ora noi non arriviamo a capire, perché come abbiamo visto precedentemente nel piano finanziario, loro impegnano 444.000 euro. Cioè abbiamo questa grossa discordanza che vorremmo che i nostri bravi politici fossero più chiari e spiegassero alla cittadinanza come mai a noi qua ci esce 237.000 euro e là 444. Se avete fatto qualche errore, sicuramente correte ai ripari, perché noi così pagheremo anche di più. E la mia domanda nasce legittima: l'importo è spalmato per tutte le utenze commerciali e civili?
Questo vorrei sapere. Con questo abbiamo concluso il nostro viaggio, perché abbiamo realmente capito quanto costa per togliere i rifiuti dalle strade al nostro paese. Gente, dopo questo lungo viaggio che abbiamo fatto nel mondo della Tares, siamo arrivati alla fine. Cosa dobbiamo dire? Che abbiamo visto la nostra amministrazione guidata da Creazzo, che ha applicato la Tares, ha tolto le riduzioni, come vi avevo fatto vedere, del 30, del 60%, non ha tutelato le fasce deboli, e in più, diciamo, oltre questo, ce ne siamo accorti che ultimamente sia l'ufficio tributi, non è presente la figura preposta per chiarimenti in merito, perché poverino è ammalato, a noi ci dispiace, da parte mia vanno i migliori auguri di una pronta guarigione, che tutto si risolva presto e che naturalmente ritorni prima per dare spiegazioni alla gente, non dopo che è finito tutto questo va e vieni del comune. E poi l'altra cosa che mi preoccupa è che ultimamente l'ufficio ragioneria si è dimesso il ragioniere del comune. Non lo so quali siano state le cause di queste dimissioni, però dobbiamo sapere che l'ufficio ragioneria è un ufficio importante, perché deve fare i calcoli, deve fare conteggi, e qua noi dobbiamo capire, se manca il ragioniere qua non ragioniamo nessuno, nemmeno noi. E siccome mi sa tanto che in questo comune non si sta più ragionando, troviamo al più presto un ragioniere da rimpiazzare, anche perché il posto del ragioniere è un posto remunerativo, perché oltre allo stipendio dovete pensare che c'è una delibera dove la figura del ragioniere è considerata come figura apicale, capoaria, perciò capoaria è solo il ragioniere nell'ufficio, oltre allo stipendio percepisce in più un indennizzo di 8.500 euro. Siccome è un posto remunerativo e di responsabilità, chiederemo al più presto che sia rimpiazzato questo ragioniere, perché tra conti e tra tributi qua siamo allo sbando tutta la popolazione. Poi cosa possiamo dire? Che abbiamo visto che, a differenza del nostro sindaco, il sindaco di Tollo in Abruzzo aveva approvato la Tares, aveva approvato il bilancio, naturalmente ha visto che i calcoli escono calcoli così grandiosi, è impossibile da pagare pure per le attività commerciali e per le famiglie. Il sindaco, siccome ama la sua gente, non il sindaco, sto parlando sempre quello dell'Abruzzo, ha fatto una riunione d'urgenza al comune e ha revocato la delibera che aveva fatto della Tares, ha rivisto il bilancio, ha fatto gli sgravi, ha dato le compensazioni, ha dato le riduzioni ed è stato vicino alla gente. Tutto questo qua non è successo. Poi vorrei chiudere la parentesi con un appunto, perché a me certe cose, siccome sono una persona politicamente corretta, le cose scorrette a me non mi vanno, le devo dire in faccia e giustamente le dico. Vi ricordate quell'associazione che nacque in paese un anno fa, che si chiamava quell'associazione delle mani una sopra l'altra? Eh sì, mi ricordo, Cittadinanza Attiva, sì. Quell'associazione che oggi era capeggiata dal presidente della Consulta giovanile attuale, si prodigò per il bene del paese a fare cosa? A raccogliere i certificati elettorali, perché raccogliendo i certificati elettorali questi signori dell'associazione fecero un gazebo anche al comune e un bel manifesto con quelle mani, e anzi con le mani hanno messo anche la discarica, la zingara, che loro avevano dissenso per la discarica, per l'autostrada, per l'elettrodotto. Io a questi signori per la discarica non li ho visti presenti, non li ho visti impegnarsi, spendere niente per la discarica, né in tempo e né in soldi economici. Poi non lo so, parleranno gli altri se sono impegnati per l'autostrada. Per l'elettrodotto non lo so, perché
mi sa tanto che questo elettrodotto sta passando e si aspettano a qualcuno che gli tolga questa castagna dal fuoco, si sbagliano, perché questa volta voglio vedere cosa fanno per l'elettrodotto. Ecco perché voglio vedere se realmente sono attivi, perché essere attivi, guardate, in paese ci sono poche persone attive, si contano su una mano, e io sono uno di quelli, ma non perché lo dico, ma perché l'ho dimostrato. Perciò prima di partire e fare associazioni e dire di essere attivi, perché io vi formulo una domanda: non vi siete attivati per questa povera gente nostra del territorio che non ha lavoro, ha perso il lavoro, non ha soldi, non ha da mangiare, non sa dove sbattere la testa? E voi perché non siete andati nelle case? Avete fatto il gazebo per dire: gente, questo è un dissenso, perché in altri comuni hanno lasciato la tariffa dei rifiuti invariata, hanno lasciato la TARSU e non hanno applicato questa batosta. Portateci non più i certificati elettorali, ma le bollette. Non l'hanno fatto. Ma perché non l'hanno fatto questi signori? Ve lo spiego subito io perché non l'hanno fatto. Siccome tutte queste associazioni nascono intorno al pianeta amministrazione comunale, automaticamente non sono liberi e non sono degli spiriti liberi, perché se fossero liberi, come hanno trovato la forza a uscire e venirvi a prendervi i certificati elettorali, dovevano venire a chiedervi le bollette TARES. Perché? Intanto alcune bollette erano discordanti, non avevano pertinenze, avevano inserite pertinenze che non ci dovevano essere, perché la legge parla chiaro che le pertinenze non vanno inserite. Hanno messo diciamo a ruolo delle abitazioni dove mancava luce e dove mancava acqua. C'è stato uno scompiglio generale, e in questo scompiglio generale questi bravi cittadini attivi di questa associazione non si sono attivati. Chissà perché non si sono attivati, che ve lo spiegano. E ve lo dico, signori, non hanno portato dissenso a questa tariffa che hanno applicato questi signori. Ve lo spiego subito, perché questi signori si muovono solo in tema elettorale, in tema di problematiche non si sono mossi e non si muoveranno mai. Adesso sapete quando si muovono? Quando si tornerà a votare per il comune, verranno da voi e allora si muoveranno. Ricordarlo, perché oggi sono stati fermi. Aprite gli occhi, cara gente, apriteli bene e cercate di ricordare, non dimenticate quello che è successo in questo periodo al nostro comune. Io sono sempre dalla vostra parte a protestare, a provare dissenso su tutto quello che hanno fatto. Vi inviterò alla prossima trasmissione di Politicamente Corretto, quando c'è una scorrettezza nei vostri confronti, e io sono sempre qua a difendervi. Mimmo Rositano vi saluta, vi abbraccia. Mi dispiace che avete passato un Natale così spiacevole, perché se non c'era questa batosta di TARES potevate comprare qualche regalo in più, potevate fare qualche festicciola in più, potevate andare al ristorante di più, invece avete dovuto stringere la cinghia e pagare silenziosamente. E poi mi dispiace anche per gli altri che hanno ricevuto anche in questi giorni una tassa del 2008, che sicuramente sarà fuori termine, no? E nemmeno qua questa cittadinanza attiva si è attivata per dire: facciamo delle domande per portare avanti che è tutto prescritto. Io non lo so, sono arrivate batoste in ambedue i casi. Io non ho altro da dirvi, sono rammaricato, spiacente di tutto quello che è successo, e lancio un appello che prima di andare a scegliere i vostri rappresentanti politici alle prossime elezioni comunali dovete pensarci due volte. Un saluto affettuoso e alla prossima.
collatares puoi fare quello che non vuoi fare mai. Continui a faticare, puoi venirci a pagare senza risparmiare, perché ci devi tanto. È Natale con la Tares, tu puoi darci di più. È Natale con la Tares, puoi sporcare di più. È Natale con la Tares, te da dare di più. A noi, con la Tares puoi. Con la Tares puoi. Fare ciò che non vuoi fare mai. In noi confidare, noi puoi liquidare, farci dilapidare ogni tuo bene. È Natale con la Tari, ti rubiamo di più. È Natale con la crisi, ti freghiamo di più. È Natale con la Tarsu, ci arricchisci di più. Thank you. Con la Tares puoi. È Natale più cristalle, puoi pagarci di più. È un Natale più fiscale, c'è da dare di più. A noi. Con Equitalia puoi. È Natale con un'addizionale in più. È Natale con la patrimoniale in più. È Natale allo sportello, c'è una tassa in più. È Natale da Natale, puoi fallire di più. A Natale puoi. Fallire di più. Con la Tares puoi.